sicuramente ci saranno tante cose per farci impossibile, li conosciamo, non li caghiamo proprio, proprio non ne cagamo proprio. Non fa niente la telecamera, non ne cagamo proprio perché chi di là sono così. Quindi non ne pensiamo a Bosch, non pensiamo a nessuno, pensiamo a Vincino sta partito, non ne dammo a Oriente, se Vincino sta partito ci mettiamo in corso, aggiungo. Ok? Sì, 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 forza. Dai, raga. Dai, ragazzi, concentrati, Dai. Grazie, in bocca al lupo. Al Maracana Club non si passa. Il Maracana Calcio batte il Cales e ferma la corsa dei caleni a 9 vittorie consecutive. La squadra di Recinio trova l'8ª vittoria interna stagionale su 9 partite disputate. Un rullino di marcia impressionante degli acerrani che consolidano la 5ª posizione in classifica e di conseguenza accorciano anche sulle prime 4 in una zona tutta playoff. Con le immagini andiamo ad analizzare gli highlights con il Cales che però passa subito in vantaggio dopo neanche 30 secondi di gioco con questa incursione di Massimo Bosco. 1-0 per la squadra di Mario Cipro, però il Maracana non ci sta e prova in tutte le maniere a trovare l'1-1 e prima Bigliardo che si fa respingere da Caruso da buona posizione e poi l'occasione per il Cales di raddoppiare non arriva, arriva l'1-1 di Bigliardo. De Rosa pesca Bigliardo che realizza rete dell'1-1 che fa esplodere il Maracana Club pieno come altri tempi ci crede la squadra di Recinio e mette le corde il Cales al nono. De Rosa serve Rivetti che è scivolata per poco non beffa Carusone per il 2-1. Poi c'è l'azione di Ruzzo ben parata da Lia e le sono le prove del gol di Ruzzo che arriva al 15° con il Cales che passa in vantaggio con questa 1-2. Arriva il gol di Ruzzo per l'1-2. Gol del numero 10 del Cales che al 17° si firma la sua doppietta direttamente da calcio d'angolo con la complicità dell'estremo difensore Acerrano. E l'1-3 del Cales sembra indirizzata verso la 10ª vittoria consecutiva, invece no, perché il cuore, il carattere, la grinta di Luigi De Rosa del Maracanã rimette in gioco la gara. Guardate che gol che fa De Rosa, il 3-2, partita riaperta. Infatti al 20° arriva anche il 3-3 del Maracanã, ancora cazzata da De Rosa, palla per Fiorentino, lob pregevole per il 3-3. Il Maracanã chiude la prima frazione di gioco sul pari di, prendendo l'1-3 su 5 minuti prima per il ripresa con il Maracanã che trova il punto del 3-3 e la rimonta diventata definitiva, tutta fatta sempre orchestrata in contropiede. De Rosa serve ancora Fiorentino, il terzo assist, Fiorentino si trova da solo e di punta batte Caruso per il 4-3 del Maracanã. Esplode di gioco la struttura locale, il Maracanã completa la rimonta, arriva anche l'occasione per Benincasa di impattare subito il punteggio su questa azione insistita della squadra civile, ma l'ex Sparta Pomigliano scambia la linea dove aveva messo l'intervento della centrale difensiva. Arriva anche il 5-3 in sempre in contropiede di Bigliardo che fa esplodere letteralmente il Maracanã. Che esultanza di Bigliardo, 5-3 del Maracanã che chiude virtualmente la partita. Mario Cipro si gioca in tutto per tutto, schiera in mezzo, partito ovviamente al 61°, arriva l'ultimo sussulto degli ospiti a Polo Romano Rivozzo che serve Benincasa, la grande parata di Lio, finisce 5-3 5-3 per il Cales che ha per il, scusa, per il Maracanã che accorcia sulle pretendenti e consolida il quinto posto in classifica. Che festa al Maracanã per l'8ª vittoria interna stagionale. Adesso la squadra di Recinio andrà a far visita allo Sparta a casa Nicola mentre Cales cercherà di riprendere il volino, di accorciare di nuovo sulle due di Maddalena a partire già da sabato prossimo quando al caldo di sotto arriverà lo Sport e Vita.